Qui non si tratta di vittimismo e né tantomeno, capito, di stupisse dell'acqua calda, a scoperta dell'acqua calda. Da quando c'è stata la festa della Roma tra mercoledì notte e giovedì scorso, Pencoro, oltretutto goliardico, disfottò, no, su Zaccagni, il fio del Zaccagni e del Zaniolo, è successa la fine del mondo. Le querele sulla Roma, richiesti i deferimenti per i giocatori da Roma, soprattutto per Zaniolo. Oggi si suscitava che Zaniolo era stato cacciato dalla nazionale per la mancanza di rispetto per Zaccagni. Quando lui stava sul pullman sembrava pure abbastanza imbarazzato e manco l'ha cantato sto coro. Tutto sto pandemonio e poi che succede? No, perché i tifosi d'arma sono tutti fidi una mignotta, perché Zaniolo ha sbagliato, perché de qua subito a puntate tutti il dito, no? Ma quando si rimane nello sfottò, ma soprattutto nella goliardia, ma soprattutto facciamo sfottò, no? Sfottò simpatici che non è che vanno a lede una persona che te devi sentire toccare e succedono i pandemoni come stanno a succedere adesso. Mi sembra che però quando a Zaniolo gli veniva cantato Zaniolo salta con noi dopo tu crociati rotti, non mi sembra che Zaniolo ha fatto, capito, le guerre o puntava il dito, non ha detto niente. Eppure pure con la madre, tra l'inizio quando era arrivato con la madre e mai nel servizio delle Iene, e poi tutti il tempo, capito, tutti st'anni, la madre di Zaniolo, capito? Sempre questa cosa reiterata, mi sembra che Zaniolo e la madre non hanno fatto niente, non hanno puntato il dito, hanno chiesto deferimenti, hanno cominciato a screditare, a dire peggio cose ai tifosi della Lazio. Quando lo facciamo noi, un coro succede il pandemonio, pandemonio totale, ma vedo gente poi, quello che mi rattrista, gente sconcertata come se veramente solo i tifosi da Roma fanno sti cori, li fanno l'altri, non si sente vola una mosca, mo perché noi l'abbiamo fatto in un ambito di un clima disteso, euforico, festanti, eravamo tutti festanti e allegri per sta vittoria di sta coppa, e si è venuto fuori sta cosa, il pandemonio, alla fine, deferimenti, squalifichi, i tifosi di Roma sono branco di qua, un branco di su, un branco di giù e basta. Oh. Oh, il più pulito c'è la rogna, il calcio è questo, lo sfottò è questo, la goliardia è questa. Ma poi c'è gente che se stupisce, pare che veramente tutta l'arte è tutta a posto e che quelli stronzi e cattivi sono solo i tifosi da Roma, il calcio è questo. Ma io qua non sto a prendere parti perché voglio fare la vittima, le situazioni, perché chi vive lo sport, chi vive lo sfottò, ovviamente lo sfottò, no, poi, come le piace darlo? Lo devi sapere pure piano, devi sapere piano, capito? Lo devi sapere pure prendere lo sfottò, te deve piacere solo che lo dai e poi, capito, quando lo ricevi, oh, capito, ti metti a sfrignare, e non funziona così. Non c'è da stupirsi, il calcio è così, lo sfottò è questo. La goliardia è questa, se al calcio gli togliamo sta roba, poi vanno a vendere pure la frutta al mercato, capito? Oh, 2 meloni, 3 pesche, 4 mela, no 4 mele, 4 mela, 2 banane. Grazie, quanto? 6 euro al chilo, capito? Di che stiamo a parlare, raga? Successo un pandemonio, è una cosa incredibile. Una cosa incredibile. Manca la festa del Milan Scudetto, è successo tutto sto pandemonio con lo striscione, la Coppa Italia, c'è la noclu ficcata nel culo. Non è successo niente, oh. Hanno preso la multa e è finita lì. Qui, capito? Deferimenti, situazioni, oh. Basta. Qui non stiamo a condannare nessuno, qui non bisogna condannare nessuno, perché poi se va a vedere la pronta risposta della moglie, della compagna del Zaccagni, non mi sembra che sia stata altrettanto morbida. Vabbè che è rosicato, stai sotto pressione, è rosicato, gli ha detto, gli ha parlato del gamberetto, cioè ritrovi quel gamberetto e fino a lì ci stiamo, può passare, no? Perché è rosicato, gli ridi la cattiveria e va bene. Ma il restante, già tanto che sei riuscito a farne uno con quel gamberetto da fine, allora là ti sta a larga a te. E poi dalla parte della ragione passi dalla parte del torto. E pure Anassi dopo così, invece dalla parte della ragione passi dalla parte del torto. Quindi è inutile scandalizzarsi. Non voglio far puritano, non sto a far moralista, non voglio condannare nessuna tifoseria perché siamo fatti così, lo sfottò nel calcio, negli stadi, è questo. È questo. L'importante, giustamente, come fate notare alcuni di voi, è che non si vada troppo oltre sul personale,
ma mi sembra che a Zaniolo sul personale fisico lui, sulla madre, è successo e nessuno ha detto niente. Siamo andati avanti, ma sono, io sono concorde con le persone, non andiamo troppo oltre, rimaniamo sempre nello sfottò, ma nello sport, e sono d'accordo. Ma dai, che mondo è mondo, se stiamo attaccando veramente al fuoco, se stiamo attaccando veramente al fumo della pipa, raga. Perché il più pulito c'è la rogna. Questo è lo sfottò, questa è goliardia. Se non si vuole capire questo, è finito tutto. Quindi tutto sto scandalo, tutto sto imbarazzo, insulti a destra, insulti a sinistra. Zaniolo sto manca ha cantato, Zaniolo. O cantiamo solo noi tifosi da Roma, ma è goliardia. Per tutto quello che ha preso, la mamma di Zaniolo, questo lo siamo dimenticato. Zaniolo sarta con noi, capito? Questi si siamo dimenticati? E dai. Però nessuno diceva niente, capito? Nessuno si è stranito, cose, situazioni, giornali di riferimento, multe, capito? Etichettati i tifosi, niente, è successo niente. Una volta che sono famone basta, con famone basta. Ripeto, è il più pulito c'è la rogna. Lo sfottò è questo, il sale del calcio è proprio lo sfottò, la goliardia, l'importante è che, ripeto, non si vada oltre, sono d'accordo con noi, ma con Zaniolo è successo. Qui è goliardia veramente a pià per culo Zaccagni, no? Così, tanto per... Ma non è che abbiamo offeso quella una puttana, no, non abbiamo offeso niente, nessuno. Non si è offeso nessuno proprio, zero. Questo è un mio pensiero, Non ripeto, non è fare la vittima e né condannare nessuno, perché ripeto, lo sfottò è questo, a me mi piace fare sfottò, e quindi se mi piace farlo, ovviamente devi sapere anche riceverlo. E io lo prendo volentieri, come l'ho preso volentieri, quando c'era da via lo sfottò, l'ho preso tutto senza lamentarmi mai. E me l'hanno detto peste e corna, alcuni sono andati anche sul personale, oltre lo sport, pelato, ciscione, fai schifo, del qua e del là. Però mi sono preso e sono stato zitto. Mi sono sgrullato le spalle e sono andato avanti. Quello che fece Zaniolo, con lui stesso e con la madre. Quindi non famo tutta, capito, sta cosa, tutta sta manfrina e sta rottura dei coglioni. Guardiamo avanti, perché lo sfottò, il calcio è bello proprio perché c'è stato lo sfottò. E se glielo togliamo, ripeto e chiudo. E il calcio, ripeto, finisce, perché il calcio siamo noi tifosi. E se togliamo pure queste cose che ci stanno nella rivalità, per dire, no, qui a Roma, tra Roma e Lazio, davvero potremmo andare a venne pure la frutta. E finisce così. Fatemi sapere quello che pensate voi. Mi piace leggere sempre i vostri pensieri, i vostri commenti. E se siete d'accordo col sottoscritto, lasciate sempre un bel pollicione. Vi auguro una buona serata. E soprattutto, niente, se vediamo prossimamente, se sentiamo più tardi. Anche perché stasera, scusate, c'è l'angolo romano sul canale Viola, sulla chat Viola, però da tagliare, quindi sul canale della chat Viola, da tagliare, vi aspetto per l'angolo romano, edizione speciale calcio mercato. Dai, raga, buona serata a tutti e sempre Forza Roma.